Accademia Internazionale del Gusto, Italian Cuisine Academy, sempre qui nella nostra sede di Torre Annunziata, a due passi da Napoli, con l'istruttore Gennaro Sabatino. Adesso ci presenterai un'altra ricetta, dal nome? Allora, oggi la nostra ricetta è il calamaro al nocino. In pratica cosa consiste? Allora iniziamo a guardare gli ingredienti. Gli ingredienti sono calamaro scottato in acqua salata, noce di Sorrento, finocchio croccante, chiedo scusa, rucola e del limone con del prezzemolo per decorazione. È un piatto facile da preparare che si può dettare sia come antipasto sia come secondo, a piacimento. Benissimo, adesso passiamo proprio a farvi vedere la fase della preparazione. Come detto, prepariamo la nostra ricetta. Allora, come prima fase, prendere il calamaro, lo tagliamo a rondelle e lo mettiamo in una ciotola dove poi ci andiamo ad incorporare il sugo con limone e la citronetta che abbiamo preparato in precedenza. Una volta tagliato il nostro calamaro, andiamo ad introdurre la salsetta, la citronetta fatta in precedenza, come abbiamo detto, con olio, sale e limone. Ecco qua. Come detto prima, un piatto facile da preparare, piatto freddo da servire sia come primo che come secondo. Allora, nel frattempo che si insaporisce il nostro calamaro, ci dedichiamo alla preparazione del piatto. Allora, fondo di rucola, poi adagiamo il nostro finocchio croccante, dice sì croccante perché prima, qualche minutino prima, l'abbiamo messo in acqua e ghiaccio il nostro finocchio, giusto per farlo diventare croccante. Ecco qua, una volta adagiato il nostro finocchio, rigiriamo il nostro calamaro che nel frattempo ha acquistato sapore e andiamo ad adagiarlo sul nostro finocchio e il nostro letto di rucola. Una volta facendo questo, facciamo un'altra spolveratina di rucola, sminuzziamo le nostre noci di Sorrento sopra in ultimo. Alla fine ci divertiremo nel decorare il piatto con qualche fettina di limone. Ho preparato una julienne di scorzetta di limone, del prezzemolo tritato e un rametto intero per abbellire tutto. Signori, il piatto è finito. Le nostre seppie alla nocina sono pronte. L'abbiamo viste anche prima. Questo è uno dei tanti piatti, in questo caso semplice ma di grande impatto, che potrete venire qui ad imparare per il nostro corso di cucina base ma professionale nella nostra sede di Torre Annunziata. Da me, Arturo Mazzeo, presidente Accademia, è tutto. Dal nostro chef, arrivederci, alla prossima. E in questo caso anche da uno dei corsisti che si trova qua, Roberto, arrivederci. Arrivederci a tutti.